Ragazzi, dal vostro mitico del Tanghero, oggi risponderò a una domanda che mi avete posto in tanti: come faccio a diventare musicalizzatore di tango? Come faccio a mettere musica di tango? Come si fa? Che cosa bisogna stare attenti? Che cosa non bisogna fare? In realtà non risponderò io, ma ho deciso, visto che siamo in quarantena, di accendere il mio bel Skype, collegarmi con un mio amico e grandissimo musicalizzatore di tango a livello mondiale, possiamo dire, e fargli alcune domande, domande che tra l'altro mi avete posto voi in privato e a cui non ho risposto perché sicuramente per avrei detto una marea di cazzate. Quindi per questo motivo ho preferito fare questa intervista. E come sempre vi invito a condividere il video, iscrivervi se non l'avete fatto e mettere un bel like. E niente, godiamoci questa intervista. Oggi abbiamo un grandissimo ospite. Visto che diverse persone mi hanno chiesto come si fa a diventare un DJ di tango, ma è difficile, quali programmi di su e di giù, ho pensato bene di invitare un grandissimo DJ e anche un amico. Stiamo parlando di DJ Dedo. Ciao Dedo, come stai innanzitutto? Come va la quarantena? Tutto sommato va bene, per fortuna ci sono gli amici, un sacco di iniziative che stanno nascendo tra amici tangheri che ci tengono uniti e quindi dai. Come dicevo, diciamo, questa iniziativa di far parlare un DJ di tango mi faceva piacere appunto intervistarti e farti alcune domande, fra cui sicuramente la domanda principale è tu come hai iniziato a fare il DJ di tango? Come ho iniziato a mettere musica? Allora, era il lontano 2009, all'Aquila era post terremoto e con la mia ex partner, compagna di ballo, e abbiamo iniziato a organizzare una milonga, la milonga di Camilla, che abbiamo portato avanti all'Aquila per tanti anni. Si è iniziato, diciamo che abbiamo iniziato con l'idea di ritrovarci dopo il terremoto, no? E mancavano milonghe, non c'erano posti di aggregazione qui all'Aquila e abbiamo deciso di fare una milonga. E ovviamente al decidere di fare una milonga la domanda successiva è chi mette musica? E nella scuola non c'era nessuno, i più veterani all'Aquila eravamo io e Elga, o meglio c'erano altri ma non c'era nessun DJ di tango. E quindi bene, Elga mi guarda e dice tu sei musicista, tocca a te. E io dico... Giustamente. Giustamente, io sono musicista, tocca a me. È così che è toccato a me. No, poi a me già piaceva perché io già ero, appunto, essendo musicista, ero appassionato di musica, già conoscevo le orchestre, già avevo studiato vari libri sulla storia del tango e sui vari stili musicali, quindi già mi ero avvantaggiato. E niente, è così iniziato. Prima milonga di Camilla, che è stato ottobre-novembre, non ricordo bene, 2009. Un disastro. E se ti chiedessi quale consiglio si potrebbe dare a una persona che sta iniziando adesso a fare il musicalizzatore, che cosa dovrebbe stare attento, che cosa studiare, se secondo te c'è qualcosa in particolare che bisognerebbe fare. Bene, iniziare a fare musicalizzatore 10 anni fa era una cosa, iniziare oggi secondo me è un'altra, perché c'è un altro livello di cultura tanghera in Italia, ma anche nel mondo, e quindi oggi secondo me è più difficile, no? Oggi non ci si può improvvisare, ma già si deve partire con delle conoscenze di base più elevate di quelle che potevano essere 10 anni fa. E quindi il consiglio che io do a chi vuole buttarsi è innanzitutto di studiare un po', no? Di cercare di capire quali sono le orchestre principali. Io le divido orchestre di serie A, orchestre di serie B e di serie C. Quindi individuare quali sono le orchestre di serie A e quelle di serie B. Non perché una è meglio di un'altra, ma per un discorso di tradizione, di fruibilità e di funzionalità nella milonga, no? Diciamo, tu intendi orchestra di serie A, un'orchestra che viene molto utilizzata durante una serata di tango, piuttosto che un'orchestra che viene messa poco, diciamo così, e quindi la classifichi come un'orchestra di serie C, tra virgolette. Sì, guarda, per me c'è, partiamo dalla Golden League, no? Le quattro orchestre d'oro, D'Arienzo, Di Sarli, Pugliese e Trollo.
che non possono assolutamente mancare in una serata di tango. Poi c'è tutta la serie A, Tanturi, D'Agostino, De Mare, Lawrence, Calò, e poi via via ci sono orchestre che sono minori, ma non è un mio giudizio, è un giudizio storico, storico tanghero, di cultura tanghera mondiale. Non sempre in milonga si passano orchestre di serie A, di serie B, a volte si va alla serie C, perché a volte i DJ vogliono essere originali e non c'è niente di male. Però qui dal secondo consiglio che do a chi vuole iniziare a mettere musica, non iniziate a sperimentare. Iniziate con le cose tradizionali, andate sul forte, partite con D'Arienzo, Di Sarli, Pugliese, Calò, Tanturi. Ce n'è una marea, ragazzi, ce n'è una marea. E non sbagliate. A proposito di questo, mi collego con la tua risposta per farti una domanda, e più che altro è una cosa che ho notato fra il come si mette musica in Italia e come viene messa poi in Argentina. Una sensazione che io ho avuto quando sono stato in Argentina, quando ero a delle serate, magari quelle più locali, invece di andare in una milonga piena di turisti, andare in una milonga, diciamo, un po' più ricca di argentini, mentre ascoltavo musica c'era la percezione come se sapesse già il mio corpo il brano che sarebbe arrivato successivamente, cosa che invece in Italia ancora non accade. Oddio, accade, ma sono veramente rari i casi. Allora, guarda, io vedo che già in Italia sta cambiando parecchio, ed è cambiato parecchio. Io mi ricordo, guarda, quando ho iniziato io, che i musicalizzatori prima di me, proprio quelli degli anni 90, mi raccontavano che loro mettevano addirittura Piazzolla, mettevano musica che noi ora ascoltiamo, Esatto. perché non c'era proprio una cultura, ma ti parlo proprio degli albori del tango italiano, quando ancora non si sapeva, no? E si conosceva Piazzolla e si ballava quello. Piano piano abbiamo iniziato a capire in Italia, ovviamente andando a Buenos Aires, tornando tutti noi tangheri, milongheri, DJ che andiamo, io sono 10 anni che vado tutti gli anni, e ogni anno si riporta qualcosa, ogni tanto si riporta qualcosa e si diffonde. E ora io devo dire che in Italia c'è un livello abbastanza buono di conoscenze. Ancora non è diffuso, perché sono ancora vecchie mode e vecchi modi di passare musica che ancora sono un po' zoppicanti, poi sono gusti, però è Guarda. migliorata molto, la qualità della musica è migliorata molto in Italia, soprattutto rispetto ad altri paesi del mondo, perché in Italia abbiamo una tradizione stra-antica di tango. Quindi sostanzialmente per te la differenza che abbiamo noi italiani con gli argentini nel mettere musica qual è? Lì è molto più forte la tradizione, quindi un DJ non si può permettere di fare cose strane, no? Mischiare in una tanda di D'Arienzo il cantato di Echagüe con il cantato di Mauré, lì a Buenos Aires ti staccano la corrente e ti buttano fuori. Qua in Italia invece è qualcosa che passa. Che può passare purtroppo, però non dovrebbe perché i ballerini esperti se ne accorgono. Quindi questa è una delle differenze più importanti. Una differenza molto importante, secondo me, è il peso e il valore che si dà ai testi del tango, sì? Perché ovviamente a Buenos Aires loro ascoltano, capiscono tutto il testo e quando ballano, loro ballano il testo, quello che gli sta raccontando, la storia, l'emozione di quel tango, tranne se qualcuno si mette a studiare il testo, che è una cosa secondo me importantissima, quando un tanghero avanzato per fare il vero salto di qualità tocca iniziare a studiare i testi, studiare, comprendere, no? Per sapere di cosa tratta. Per esempio, io ti dico, io quando ho scoperto, non so se conosci il tango, il Bazar de los Juguetes, che sarebbe il negozio di giocattoli Sì, mi di Calò. capita. Quando leggi la lettera, il testo, rimani C'è sbocco. il padre che vuole andare a comprare il giocattolo al bambino, ma il negozio è chiuso, una cosa simile, dice. Molto peggio. Dice, no. Dice che davanti alla vetrina dice ora hai soldi e vuole comprare tutto il negozio per regalare i giocattoli ai bambini che non possono permetterseli. Bravo. Perché lui
sua mamma non poteva permettere di comprarsi nessun giocattolo quando era piccolo. Ok. E di una tristezza che ti prende qua, ti strizza il cuore e dici: ma io prima ci facevo quattro sagate, sette ganci, perché la musica è poderosa. Andatevelo ad ascoltare. Senti la cosa, dici: no, che okay, cioè, sto qua, mi abbraccio, sto fermo e non faccio niente, perché come fai a fare quattro salti per l'aria quando il testo parla di una cosa così triste? E ce ne sono, no? Allora, in realtà Scusami, Pepe, da qua viene una grossa differenza. A Buenos Aires mettono molti più tanghi strumentali. questa è una cosa che ho notato. Proprio per questo motivo, perché per alleggerire un po' l'atmosfera, sì? Perché i testi di tango sono tutti nostalgici e quindi per staccare un attimino da questa nostalgia, da questo carico emozionale, metti uno strumentale che, ah, ok, me lo ballo come voglio, mi sfogo, no? È una valvola. Allora, ci hai detto all'inizio che stai lavorando a un progetto, visto che sei anche tornato a Buenos Aires, che sei in quarantena e quindi sarai sicuramente pieno di 10.000 cose che puoi fare. Che cosa stai facendo esattamente? Allora, due sono i progetti. Oltre che stiamo continuando a collaborare con Quarantango, questa diretta di DJ che stiamo facendo tutti i giorni da Facebook, c'è un progetto di aprire una nuova milonga online in cui metteremo dentro un sacco di cose, ci saranno interviste, spettacoli, estrazioni, sorprese. Insomma, l'idea è quella di ricreare una milonga. Con un sacco di elementi, no? Perché ora vediamo che ci sono un sacco di iniziative, però sono tutte un po' sparse. L'idea mia è quella di creare qualcosa di più, Unito. sì, un po' più corposo, diciamo. E poi Ok. un'altra idea, questa credo che me l'hai lanciata tu o altri miei amici, sto iniziando a creare una serie di video didattici proprio per iniziare a mettere musica, no? Dalla A alla Z, ossia. Oh, così mi risparmi a me il lavoro di stare là a spiegare alla gente che non è il mio lavoro e non mi va neanche di dirlo. Bravissimo. Allora, io Bravissimo. direi di chiudere questa intervista facendoti una domanda che faccio sempre a tutti i DJ, ma alla fin fine, qual è la tua orchestra preferita che proprio nel momento clou della serata vuoi mettere perché dici è il suo momento? Oppure c'è un momento, magari prepari la serata per far arrivare quella tanda di quell'orchestra che è la tua preferita? Ovvio, Chico, ovvio, c'è sempre un crescendo che ti porta all'esplosione. L'esplosione, guarda, ce l'ho qua sopra di me. Il maestro Pugliese. Il nostro grande maestro Osvaldo Pugliese. Che tra l'altro ho fatto il video la settimana scorsa in cui raccontavo di Osvaldo Pugliese. Pugliese non ce n'è, ragazzi. Osvaldo Pugliese è il top del tango. Poi, insieme a lui Troilo, Di Sarli, appunto i grandi. Però se proprio devo decidere uno, il Pugliese, quando parte il pugliesino, mi si scatena l'animo tanghero. Bene. Bene. Allora, ragazzi, io spero che questa intervista vi sia piaciuta e soprattutto vi sia di aiuto per chi vuole iniziare. Poi magari Andrea, quando pubblicherà ufficialmente la sua idea, io mi farò promotore molto volentieri, Andrea. Quindi sicuramente magari ne riparleremo più avanti. A questo punto non mi resta che salutarti e salutare tutti gli altri. Ciao ragazzi, ciao Andrea, ci vediamo alla prossima. Grazie Peppe e avanti col tanghero. Vamo ragazzi. Perfetto. Ciao!